Ragazzuoli, visto che di questi tempi non è che abbia tanto da fare, allora ho deciso così di fare un giretto nella pagina ufficiale Instagram dell'Ambrenedamus. Vediamo cosa ha da offrire la cosa interessante delle persone intelligenti e che sembrano pazze alla gente stupida. Nikola Tesla. Non credere che si possa diventare felici procurando l'infelicità altrui. Sono mesi che non parlo di mercati finanziari e un mese fa ho condiviso sul mio Patreon, sotto YouTube c'è il link di Patreon dove potersi andare a iscrivere, dove un analista che io seguo aveva previsto il crollo dei mercati che sta avvenendo. E un mese fa, 9 luglio, sul mio Patreon ho condiviso quel video. I mercati hanno raggiunto il top, preparatevi praticamente per il crollo. Ed è quello che sta avvenendo. Messo sul mio Patreon un mese fa, da vita che non parlavo di mercati, eh. Adesso faccio un video su YouTube dove ho detto praticamente stamattina. Guardate che un mese fa su Patreon ve l'avevo detto, io vi ho detto Eh che certo, ce avrei lo aveva fatto solo su detto e crollo. vabbè. Apri la posta e leggi, ma come fai a viaggiare così tanto ma non lavori mai? Quindi per questi, uno che fa il rappresentante, il travel blogger. L'Ambrenedetto mi sa che non è un travel blogger. O il pilota di aereo, cosa che non mi risulta dell'Ambrenedamus, o guida un tir, non lavora mai. L'Italia è un paese fondato sull'invidia sociale. Sei un poveretto arricchito che dice le sole, ma ok. L'Italia è un paese fondato sull'invidia. 10 kg persi, obiettivo raggiunto. È bravo il Lambrenedamus che fa le pose Chiedo con i questo con me al mio culturisti. grande amico, un deputato svizzero, ok? Allora, ciao Stefano. Allora, oggi stavo sull'Alto Dovretratese, una strada lì nella zona più o meno di Como, e c'erano ancora le prostitute in strada in Italia nel 2024. Una roba da vomito, una roba da È vomito. vero, ok. Ok, bello, bella ripresa del travel blogger Lambrenedamus. L'Italia è un paese fondato sull'invidia sociale, ok, l'abbiamo capito. Minuti di Olimpiadi viste zero. Quando finiranno le Olimpiadi? Avrò visto 0 minuti di Olimpiadi. Non me ne è una beata. Mazza, già il fatto che l'abbia scritto vuol dire che gliene fotte comunque sia. Ciao Lambre, oggi mi sono allenato. Vabbè, chissà di essere, non ha bisogno di apparire. Ok, beh, qui. Qui a fare un po' di pubblicità alla sua tanto amata Russia. Questo, vabbè, ragazzi, cosa dire? Cosa dire? Poggiali pure da quella parte, ok. Questa qui è una delle più belle. Latte E non si sente gestem una beata mazza. Lambrenedetto da Ibiza, tipico italico invidioso, rosicone e farsi. E qui un Lambrenedamus bello oleato, abbronzato, con il pettorale di fuori. Oddio mio, per carità. Questo cos'è? Sarà tutto il pasto di un giorno dell'Lambrenedamus? Bagno Mariucci. Ok. Papa e il fido monaco Shaolin a Ibiza. Sono le 11 di sera a Ibiza, siamo al mese praticamente d'agosto, non c'è nessuno, è vuoto, ci sono quattro gatti, sono qualche ragazzo. Allora, ho letto un po' di commenti sotto il video dei Sugar Daddy. Sì, tante belle parole, l'amore, tutto quello che cazzo volete. Sarò stato cinico, però ragazzi. Ok, qui fa vedere la benzina come al suo solito. Ok. L'Ambrenedetto House, bel paese, Ibiza.
Vicenza, sono qua nel bel paese. Mi sono sempre chiesto, rispondetemi nei commenti, con l'ovetto, ma è nato prima l'uovo o la gallina, cazzo? Ora... Ok. Ma cos'è? Avvocato, soccorra qui, la mossa, contro mossa, contro mossa. Ma, passo le carte. Pazzito. Però prima vi faccio la paese. Ok, qui, che magna come se non ci fosse un domani. Ok, belle foto, sì, ok, bel video, cioè bel, bel paesaggio, il video un po' meno. Ah, questo ce lo ricordiamo, il fratello di quello là, come si chiama? Non mi ricordo, Zaccaria. Se nasci povero ti puoi arricchire, ma se nasci taccagno morirai taccagno e farai sempre una gran vita. E vabbè. E che è sta roba? Cos'è sta roba? Ho notato l'aumento qui, adesso sono in palestra, ma è Ibiza. Ho notato l'aumento molto alto di spagnoli, la diminuzione di inglesi turisti. Mamma mia che caldo. Mamma mia che caldo. Sono total black, però oggi ho fatto un'eccezione. Ho preso la maglia nera. Ah vabbè, raga, quando leggi che nel 2024 c'è ancora chi guarda la TV, compreso il Lambrenedamus, direi. Boh, dai, per questo video abbiamo, no, capito un po' la pagina Instagram dell'Lambrenedamus. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi!